Allora, in questo video andremo a trattare il settimo errore che ti fa perdere tempo mentre studi. Qual è il settimo errore? Il settimo errore è... Allora, premetto che questo qui secondo me è il più importante, cioè potevo metterlo all'inizio perché parte proprio tutto da questo. Però ho voluto andare prima nel tecnico, cioè ho voluto prima dirvi delle cose tecniche e se non le avete viste andatevele a guardare perché cioè, ci sono tutti i video ordinati in playlist che vi potete guardare sugli altri sei errori. E questo però è proprio la base. Ho voluto andare prima nel tecnico per spiegarvi questa cosa, ma questa è proprio la prima cosa da fare, perché il settimo errore banalmente è semplicemente mangiare male o dormire poco. Cosa vuol dire? Io premetto che non sono né un medico né un nutrizionista, quindi non vi darò delle cose tecniche perché non faccio quello di lavoro, io faccio il coach e insegno, sono professionista dell'apprendimento, insegno il metodo di studio. Però ci sono delle cose che ormai sono abbastanza accettate anche dalla comunità scientifica e che soprattutto hanno fatto la differenza per me mentre studio, cioè mangiare pesante, lo so che è una cosa banale, perché dice, vabbè, io lo so già questa cosa, ma la fai? È sempre quello il discorso, tu la applichi già questa cosa, lo dicevo anche nel video introduttivo. Queste cose a volte sembrano banali, però nessuno le fa e quindi è opportuno secondo me ripeterle e lasciare da parte un pochettino l'arroganza di chi crede di sapere tutto. Allora, innanzitutto, mangiare male significa, vabbè, non mangiare pesante. Per esempio, una cosa che a me distruggeva quando studiavo è mangiare i carboidrati. Cioè, mangiare i carboidrati che comunque sono faticosi, la pizza, la pasta, cioè sono cose che eviterei prima di studiare. Poi vedi tu, cioè, se non è che voglio dire di eliminare la pizza, però almeno di evitare di farlo mentre prima che devi studiare. E poi dormire poco. Cioè, ripeto, non sono un medico, cioè non, ci sono tantissime teorie sul sonno, c'è chi dice chi non dorme, c'è chi, cioè io ne ho lette di ogni, ok? Ti posso dire che per me, per la mia esperienza da studente, dormire 7-8 ore di sonno ogni notte è la cosa ideale, cioè non credo che si, cioè se dormi di meno alla fine poi dopo rendi di meno, cioè nel corso della giornata questa cosa ti ritorna indietro. Poi ripeto, ognuno è libero di sperimentare e di fare come vuole, però tieni ben presente questa cosa, cioè devi dormire e devi mangiare bene, altrimenti è ovvio che il tuo cervello non è veloce, non hai lucidità di pensiero. Se tu applichi i consigli che ti ho dato nei video precedenti, noterai che perderai molto meno tempo, ma nulla di tutto questo è valido se ovviamente dormi male o mangi male. Ma io lo so che si deve mangiare leggero e bisogna dormire, lo so che lo sai, però fallo, cioè nel senso, se devi studiare, soprattutto se stai preparando un esame, è proprio opportuno che tu, se un pochettino per esempio aiuta tanto, avendo parlato anche poi dopo con degli studenti di medicina di queste cose, aiuta tanto andare a dormire sempre alla stessa ora, cioè essere regolari, quindi andare a dormire tipo per esempio sempre a mezzanotte, sempre all'una, cioè avere una regolarità sia nell'addormentarsi che nella sveglia. Poi non è che deve essere proprio preciso al minuto, però una sorta di regolarità, questa cosa aiuta molto perché il corpo è più riposato, è più lucido e quindi riesce a avere proprio, ripeto, una velocità di pensiero, che è una cosa bellissima perché poi dopo ti siedi sul testo e veramente lo finisci subito, riesci a capire un sacco di informazioni e questa cosa ovviamente diventa motivante, ti viene anche la voglia di studiare, perché se sei veloce ti viene sempre, cioè diventa una sfida ed è una cosa bella, cioè non diventa quella pesantezza, dici devo studiare oggi, che palle, non ti serve a niente pensare così, ti serve cercare di essere più concentrato per perdere il meno tempo possibile e studiare più pagine possibile.